parlando adesso sulla parabola del figlio prodigo. Prima racconta una storia molto ben fatta, perché è proprio Dio che ha creato questa storia. E racconta di un padre benestante, interessante sapere questo dettaglio, un padre benestante, che questo padre ha due figli, questo padre ha due figli, un logico, un con più età, un altro di meno età. E quel figlio, diciamo, che è il primo figlio, il primogenito, è quello che segue il padre, lavora, fa tutta a casa, ma dovremmo capire questo ragazzo. Ha qualcosa di difficile in questo ragazzo, che lui lavora, ma qual è il vero amore che questo ragazzo, il primogenito, ha il padre? È una cosa che dovremmo meditare, dice. Si avvicina e dice, un uomo aveva due figli. Il più giovane dei due disse al padre, padre, dammi la parte di patrimonio che mi aspetta. Ed egli divise tra le loro le sostanze. Pochi giorni dopo il figlio più giovane raccolte tutte le sue cose. Quello figlio, tutta quella parte che apparteneva al figlio, lui ha trasformato in soldi e è andato a casa. E racconta che il Vangelo, sono pieni di dettagli, dice, partì per un paese lontano. È interessante capire che quel paese che questo ragazzo è andato non era Israele, non era più il paese del popolo ebreo. Perché? Perché succede che quel ragazzo comincia a partecipare di tante feste, di tante cose. È interessante cominciare a ricordare pieni d'amici. Quelle persone che hanno avuto qualche momento di prosperità, fosse qualcuno qui, ha saputo come è facile avere amici nel momento di festa, nel momento del dolore, come le cose cambiano. E è successo che era pieno d'amici e ha cominciato a spendere soldi. È una legge semplice della matematica. Quando tu metti fuori qualcosa e non metti dentro un'altra, che succede? Finisce. Semplice, no? Semplice, dice, sperperò il suo patrimonio vivendo in modo dissoluto. Ha utilizzato questo soldi di modo dissoluto e dice, dopo che ha speso tutto, sopraggiunse in quel paese una grande carestia. Se non bastasse non avere più soldi, anche nel paese viene che cosa? La miseria, la carestia. E cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora andò a mettersi a serviço di un abitante. Che cosa vado a lavorare? Immaginare quel ragazzo che fosse non lavorato più nella vita. Num momento all'altro diventa di un benestante a fare cura dei porci. Ma guarda che lui era un ebreo. Ebreo non potrebbe avere contatto, non soltanto da mangiare con porci. Non può avere contatto con maiali. E vede che lui, non è per lui tanto un problema lavorare con i maiali, perché non era una persona che praticava la fede. E adesso viene la umiliazione più grande, principalmente essendo di una persona ben distante. Avete voluto saziarsi con le carrubi che tu nutrivano i porci, ma nessuno gli dava nulla. È stato vietato di mangiare stesso cibo dei porci. E interessante che tante volte quelli che camminano nel percorso del peccato è necessario cadere nel posto più basso per dare conto di che succede nella sua anima. E che cosa lui ricorda? È interessante vedere. Lui ha avuto una nostalgia del suo padre? Ha avuto desiderio di, ah, mio padre, che cosa ha fatto questo figlio ritornare a casa? Il cibo buono. Attenzione, padre e madre, cercare di fare cibo buono a casa. È anche il modo di fare ritornare. Eh? Perché lui dice così, no? Quanti salariati di mio padre hanno pane in abbondanza? E io qui muoio di fame. Non è ricordato del padre. Quello che ha lasciato suo padre solo, in quella situazione, il figlio che sparisce. Non è ricordato di questo. Ma il processo della conversione, il processo di cambiamento, che comincia con qualcosa di secondario per dopo venire proprio alla conversione. E dice, e mi alzerò e ha pensato un modo, non diciamo un modo, una vera conversione, ma un modo di presentare qualcosa di bello davanti al padre per cambiare il cuore del padre, pensando che mio padre adesso è arrabbiato. E è sempre così,
La persona fa il calcolo del suo cuore e pensa che il cuore dell'altro è lo stesso. Così dice, mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò, padre, ho peccato verso il cielo e davanti a te. E questo è interessante, che ogni peccato che facciamo anche con il nostro padre, le nostre madri, è primo peccato verso il cielo, perché tu hai distrutto un comandamento, che è il quarto, onorare ai tuoi padri, ai tuoi genitori. E dice, peccato verso il cielo e davanti a te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Davvero no, non merita. Trattami come uno dei tuoi salariati, pensando, mio padre non vada a mi ricevere adesso come figlio. Si alzò. È interessante vedere perché il segno di alzare è un segno di un cambiamento, no? De un modo che la persona quando è nel peccato è seduto, è sdraiato, ma la persona che adesso cerca di andare verso la fede si alza e tornò al suo padre, ossia conversione. Comincia adesso il percorso di conversione. Interessante, anche noi tante volte abbiamo fatto, quando siamo molto tempo lontano dalla casa del padre, della madre, e ritorniamo ricordando quel posto che ho andato, quella casa, quel luogo, quel posto di festa, gli amici, tutto cambiato, no? So che questo ragazzo, il percorso quando si è allontanato da casa, pieno di soldi, pieno di amici, il stesso percorso ricorre adesso, ritorna adesso, senza niente. Chiede qualcosa, nessuno ricorda più di quella persona. E è stato proprio, diciamo, questa umiliazione che ha aiutato del processo di conversione. Lui ritorna, immaginiamo come essendo la casa del padre, un bello, diciamo, una villa bella, lontana, con la fronte così piana, e da lontano è stato possibile quel ragazzo vedere la dimora, né, che lui è cresciuto. E aí, ele dice così, questo era ancora lontano, interessante, suo padre lo vide. E vedere perché il padre ogni giorno era lì, un uomo anziano, aspettava nella porta della casa, fosse in una sedia, il momento che il figlio deve ritornare. Perché proprio del padre e della madre avere sempre questa speranza del ritorno del figlio. E prima del figlio arrivare al padre, che succede? Il padre va dall'incontro, dice, ebbe compassione e gli corse incontro, ossia un uomo anziano che prima il sentimento di compassione. Che cos'è compassione? Di passio, è quello che patire, quello che soffre, quello che sente lo stesso dell'altro. Ha sentito il cuore del figlio, gli corse. Immaginate l'uomo, il figlio camminava in direzione al padre, il padre fa una corsa, lì si gettò al collo e li baciò. Ma non è il figlio che ha fatto questo? Il padre si gettò al collo e ha dato un bacio. È molto, molto forte, ma se immaginiamo, cerchiamo di pensare in questo momento. Il figlio gli disse, padre, hai ricordato tutto quello? Ho peccato verso il cielo e davanti a te. Non sono degno di essere chiamato tuo figlio. Finisci la frase. Ma ricorda che la frase che lui era detta era più lunga? Ricorda che diceva, sono degno di essere... Perché non ha potuto parlare molto. Il padre che cosa ha fatto? Dice, ma il padre disse ai servi, non ha attenzione a quello che diceva, ai servi, presto portate qui il vestito più bello, fateglielo indossare, ossia vestire un'altra volta. Sempre il vestito è il segno della protezione. È sempre questo, il manto, adesso un'altra volta tu sei protetto da me. Dopo dici, mettili l'anello. Perché l'anello? Una persona che viene con fame. Perché sempre l'anello è il segno dell'appartenenza alla famiglia. Un'altra volta tu un'alleanza che ritorna, tu continui a essere che cosa? Figlio. E dici, al dito, i sandali ai piedi. Ossia tu hai camminato in altra direzione, adesso tu cammina con me. I tuoi passi sarebbero i miei passi. E questo è il segno dell'anello, del vestito e anche del sandali, dici.
prendete no, un, e questo è un altro punto, un vitello grasso. Il vitello grasso, perché tutti noi che siamo andati nella fattoria, a quell'animale che diventa non soltanto un oggetto di piacere di mangiare, ma anche fa parte come della famiglia, il vitello grasso. Nessun momento è un essere indeterminato, è quello lì. Quello speciale che il padre ha chiesto di uscire per fare il cibo. Il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. E cominciarono a far festa. Qui un altro problema. Ha parlato per tutti, ma ricorda che il figlio, l'altro, prima di non sapeva niente. Ma perché non sapeva? Interessante. È un sbaglio qui di Gesù nella parabola? O perché questo figlio non era molto legato a quello che succedeva con il padre, pensando che soltanto lavorare o compiere i doveri basta? Perché l'amore è al di là di questo. È unione, è anche concordanza, perché questo figlio qui va da dare, primogenito va a dire una menzogna. Vediamo, dice, il figlio maggiore si trovava nei campi, benissimo, lavorando, no? Al ritorno, era notte, fosse il fine del giorno, quando fu vicino a casa, udì la musica e le danze. Chiamò uno dei servi e gli domandò che cosa fosse tutto questo, non sapeva niente. Quello gli rispose, manca poco, a mezz'ora soltanto. Dice, tuo fratello è qui e tuo padre ha fatto ammassare il vitello grasso, perché lo ha riavuto sano e salvo. È il momento di gioia, no? E che cosa viene? L'invidia, gelosia tra fratelli. Perché tante volte è così, molto comune succedere, forse qui in Italia no, perché non c'è questo problema di figli che si comportano male, ma è che in generale la mamma o il padre cerca di avere quel figlio di sono più difficile, di guardare di più, avere una preoccupazione più grande e che di aiutare. Quello che diciamo è il buono, tra virgolette, diventa arrabbiato con invidia, gelosia. Ma perché se eri più cattivo tu non fai lo stesso con me? È perché bisogna di più. Diciamo, l'attenzione di un padre, la mamma ama, se ha 10 figli, ama tutti i 10, ma se qualcuno è malato, è naturale che l'attenzione si versi principalmente per questo. Ecco, il padre ha fatto e dice, egli si indignò, non era preoccupato se sapere se era vivo o morto, si indignò e non voleva entrare nella sua stessa casa perché era la festa del fratello che ha mangiato il vitello grasso. E diceva, suo padre allora uscì, hanno raccontato, suo figlio è fuori lì arrabbiato, il padre uscì, adesso ha avuto la possibilità di mettere un figlio dentro di casa, adesso è il secondo, no? E dice, a supplicarlo, che padre buono, sembra qui, paziente, misericordioso, e dice, ma egli rispose a suo padre, ecco, io ti servo da tanti anni, non ho mai disobbedito a un tuo comando. Se tu non hai mai fatto questo, perché fa adesso? Perché te padre ha chiesto di entrare, tu dici no. Se ha obbedito tutta la vita, adesso ha disobbedito, no? E dici, e tu non mi hai mai dato un capretto per fare festa con i miei amici. Ma ora che è tornato questo tuo figlio, non si dice così, è mio fratello. Ma quando la persona, guarda che quando litiga uno l'altro, vado a dire qui, quando un figlio è il primo nella scuola, che cosa dice la madre? Mio figlio è il primo nella scuola, racconta per il marito, no? Quando un figlio distrugge una finestra, arriva il marito a casa, che cosa dice? E tuo figlio è distrutto la finestra. Ma ha dimenticato che è? Che soltanto lui è padre, tu non sei la madre? È il modo naturale, no? Vedi che è più vicina da noi. Ma ora che è tornato questo tuo figlio,
il quale ha divorato le tue sostanze con le prostitute, per lui ha ammazzato il vitello grasso. Gli rispose il padre: figlio, tu sei sempre con me. Questo, diciamo, è il padre: tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo. Perché una volta che qualcuno ha speso tutto, che adesso che tutto è mio, anche se, essendo il primogenito, e questo è che è bello, ha il diritto non soltanto sui beni, ma i suoi figli più giovani. Apparteneva a lui, perché il padre muore e il figlio, il suo fratello più giovane diventa anche suo figlio. Anche lui, quel figlio che era il figlio giovane, è tuo. Non è una proprietà soltanto mia. E dice, tutto è... Tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo. Ma bisognava far feste e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita. Era perduto e è stato ritrovato. Finisce qui e finisco con tre. L'altra domanda è adesso. Adesso ho parlato, voglio domandare, non bisogna parlare. Che questa storia manca una persona, almeno, no? La madre. Perché? Viene adesso la parola. L'anno discorso ho detto, il vantaggio di dimenticare, no? Perché manca la madre? Perché qual è la madre che è qui? Il suo figlio dice, adesso mi dà la metà di tutte quelle che appartengono che vado a casa, vado a uscire di casa. La madre dice, no, ti prendo adesso dentro nella camera, tu non esci qui. Tu vai dare niente, adesso vai ricevere niente, perché è proprio del padre dire, vada, tu, il mondo vada a insegnare e dopo ritorna. La madre no, perché dice, Dio ha lasciato fuori la madre, perché dicendo, l'atteggiamento della madre è diverso, non è aspettare che ritorni, deve rimanere, perché questo che è una frase un po' romantica che dice, chi ama ritorna, e non è così, chi ama rimane. Non bisogna uscire per ritornare, rimane insieme. E possiamo essere che cosa? Il terzo figlio. Perché anche il primo prodigo, il figlio più giovane, sbagliato. Il secondo figlio, quello sbagliato. Il terzo figlio che manca dentro dessa storia, che deve essere quale? Ognuno di noi. È quel figlio che è vicino al padre, è quel figlio che cerca di fare crescere il patrimonio del padre, è quel figlio che è non soltanto legato al lavoro di fare il dovere, ma principalmente che cosa? Amare. Per questo chiediamo questa parola del figlio prodigo, che cosa? Nostro cambiamento di vita. Non essere il figlio primogenito, non essere il figlio prodigo, ma essere che cosa? Quel figlio che davvero ama il suo padre per sempre e mai si allontana da lui. Sia lodato Gesù Cristo. Amen.